Il primo campanile della cristianità veglia sulla 26esima edizione del premio Cimitile, che si è conclusa sabato scorso con la consegna dei campanili d'argento. Gabriele Discetti con Figli della Libertà, Silvia Vallone con Un'amicizia, Francesco Rutelli, autore di Tutte le strade partono da Roma, Carlo Cottarelli e il suo All'inferno e ritorno per la nostra rinascita sociale ed economica, Dimitri Cascianelli con Il Cristo e il mare di Galilea sono tra i vincitori dell'edizione di quest'anno. Sono i cammini del cambiamento, della trasformazione. Questa è la bellezza infinita per cui dobbiamo vivere l'antico nell'oggi, imparando le lezioni e scoprendo che gli strati del mondo ci riservano sorprese infinite. Le strade di Roma, certo, la tradizione, la cultura, ma scopriamo un'Italia che pochi conoscono, come questo luogo meraviglioso, come Cimitile, come Nola, come il territorio campano, che parlano anch'essi al mondo. Tornare al livello del reddito che avevamo prima del Covid, 2019, credo che ci arriveremo già nel primo trimestre del prossimo anno, sempre che non ci siano chiusure. Poi andare da lì in poi comincia difficile, bisogna fare riforme, quelle appunto che stanno nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Riconoscimenti speciali al direttore del TG2, Gennaro San Giuliano, e alla scienziata Anna Maria Colao. Questo è un premio soprattutto legato al mio territorio, poi in uno scenario che richiama la grande storia di questi luoghi, una storia millenaria, dall'epoca greco-romana all'alto medioevo fino ai giorni nostri. Quindi è un premio legato all'identità e alla comunità della nostra terra. La manifestazione è sempre organizzata dall'omonima fondazione presieduta da Felice Napolitano e col supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo Terzo Millennio. Il Presidente della Repubblica ha inviato una medaglia agli organizzatori. L'edizione di quest'anno è stata dedicata al 700° della morte di Dante Alighieri. Ad aprire la rassegna è stata la mostra d'arte Dante Alighieri 700. 100 opere disegnano la Divina Commedia a cura di Giuseppe Bacci. Ma ascoltiamo il Presidente Napolitano. In questi 26 anni i maggiori scrittori italiani, personalità del giornalismo, della politica e dello spettacolo hanno visitato questi luoghi sacri e hanno ricevuto il campanile d'argento, tradizionale emblema del santuario martiriale di San Felice, reso celebre dalla figura poliedrica di Paolina di Nola, santo, poeta e architetto delle fabbriche del santuario cimitilese.